Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Natron e oggi continuiamo la nostra avventura su Old School Essential per il 50° anniversario di Dungeons & Dragons. Allora, è un po' che dovrei registrare appunto questo episodio, scusate, faccio un po' di modifiche con la videocamera barra telefono. Ok, ma purtroppo ci sono state delle piccole problematiche che non mi hanno permesso, diciamo, di registrare quanto prima, però io non riesco a trovare questa cavolo di telecamera. La posizione più corretta, scusate, ma però vabbè, lasciamola così, anche se magari un pochino torta. Ecco qua. Così dovrebbe essere perfetto. Dicevo, allora, ci eravamo lasciati che eravamo andati dal parroco appunto per andare. Ma non è proprio perfetta. Così dovrebbe essere perfetta. Ok. Ci siamo lasciati appunto che eravamo riusciti a parlare con il parroco appunto, con padre Ovis, pensando che poteva andare a decifrare appunto il misterioso libro di che si chiamava, eccolo qua, si chiama The Journal of Bernard Thesis. Ma purtroppo non è riuscito a decifrarlo. Quindi siamo tornati alla taverna appunto per dormire. Diciamo che io ho scaricato in modo gratuito, ma potete trovarlo con il formato paywant, questo simpatico formato Weather Hex Flower. È un sistema, appunto, cosiddetto Hex Flower, con il quale sistema potete andare a creare, a generare qualsiasi cosa, dai dungeon a un'eruzione del vulcano a un minigioco. E questo sistema, che lo trovate su DriveThruRPG in formato pay want, cioè paga quello che vuoi, permette ovviamente crearlo da zero appositamente, di ottenere in base a quello che vogliamo un qualcosa dinamico che si muove in modo molto molto dinamico. Ad esempio questo è il meteo, vedete appunto che da una parte c'è il sole, poi andando verso il centro un po' più nuvoloso, nuvole con pioggia, pioggia, temporali, e poi ovviamente c'è il Lazard, che non è altro che appunto un po' un cataclisma, tipo un tornado, no? Una tempesta di quelle molto molto potenti. E con questo sistema è possibile andare a creare in modo dinamico qualsiasi cosa. Ad esempio, poi nel regolamento di Hex Flower c'è l'esempio addirittura appunto di un'eruzione vulcanica, che andando verso più in alto c'è l'eruzione vulcanica, di un minigioco di inseguimento ad esempio, ma addirittura anche di un dungeon crawl, quindi di un'esplorazione dungeon, e addirittura il minigioco del Monopoly. Quindi veramente con questo sistema potete fare quello che volete, basta un minimo di inventiva, di riuscire a crearlo in modo omogeneo, in modo che non si passa, ad esempio, a oggi che c'è il sole, domani pioggia, il giorno dopo ancora sole che spacca le pietre, pioggia di nuovo. Ok, questo invece, tirando 2 di 6 e seguendo questo diagramma, un indicatore che partirà probabilmente dal basso, che c'è un po' di sole, un po' di nuvole, si muoverà in modo omogeneo, ok? E cercherà ovviamente di andare a simulare un cambiamento più omogeneo, più realistico del meteo. Quindi il giorno dopo io lo faccio partire qua dal basso, quindi praticamente siamo al che c'è un po' di sole, un po' di nuvole. Ora io lo metto qua in modo che non mi ostacoli, anche a me, ora voi non lo vedete, però appunto siamo nel basso del sistema, quindi c'è un po' di sole, un po' di nuvole, insomma. Siamo al fattore caos 3 e la scena nuova inizia in questo modo. Io ovviamente, allora, loro ovviamente mentre sono andati a dormire appunto stavano un attimo discutendo, stavano parlando,
che effettivamente però padre Owist, ok, che è il parroco che non conosce, diciamo, alcunché di roba arcana, però secondo me dovrà per forza conoscere qualcuno che riesca a decifrare questo libro, che sia un mago, che sia un altro prete, che sia addirittura magari un bibliotecario, chi lo sa, comunque qualcuno, ma qualcuno sconosciuto semplicemente. Quindi, nuovo, diciamo, la scena comincia con noi che ci alziamo, scendiamo, andiamo a fare colazione, ci dirigiamo nuovamente verso la chiesa per chiedere se padre Ovis conosce qualcuno che possa decifrare appunto questo strano simbolo. Vediamo appunto se la scena comincia in questo modo. Ok, sì, comincia in questo modo perché mi è uscito praticamente 5. Il fattore caos attualmente è 3, quindi è molto basso, quindi perfetto. Ok, quindi siamo davanti alla chiesa. È mattino dopo quella colazione, quindi sarà tipo le 9, 9 e mezzo, una cosa del genere. E entriamo dentro la chiesa, che ovviamente è sempre aperta per i fedeli, per tutto quanto, e chiedo subito al buon master. Padre Owis è dentro. Secondo me è abbastanza probabile che stia dentro comunque, perché beh, comunque mattina presto, quindi comunque farà le sue funzioni, no? Credo religiose normalmente, quindi io direi che è probabile che sia dentro. Ora mi prendo la mia fate chart a trovarla, la fate chart, dove caspita sei, dove sei, dovrebbe essere da queste parti, dovrei stamparmela in formato PDF con un foglio, perché è veramente, è un po' scomodo, ma perché questa è una copertina, non è rigida e morbida, quindi insomma direi che eccola qua appunto la fate chart. Allora, quindi siamo a fattore caos 3, quindi è molto basso, direi che è probabile che sappia qualcosa, non è detto, quindi abbiamo un buon 35% che ci sappia dire la risposta, anzi che ci sappia dire che sia dentro. Quindi chiedo al master, padre Owist è all'interno della chiesa? Oh, sì, ho ottenuto 13. Bene, bene, bene. Quindi cos'è che sta facendo padre Owist? Vediamo appunto se... Ma è così, giusto per dare appunto un po' di colore alla scena. Vediamo con il character action genera cosa sta facendo. Beh, ecco, può capitare qualsiasi cosa, è infatti capitato slow e poi slow e efficient, quindi ovviamente starà preparando tutto quanto per la messa del giorno in modo con calma, molto lento, molto pacato, insomma. E ci avviciniamo, sente dei passi, si gira verso di noi. Oh, siete voi, figlioli. Ditemi che cosa avete bisogno. E a questo punto, no, Virgil, l'altra, Serafina, parla. Buongiorno padre, ci chiedevamo, voi conoscete qualcuno che sa comunque, conosce il modo di decifrare quel libro, comunque ci sa dire qualcosa in più riguardo a questo tizio del libro, com'è che si chiama? Bernal Tesi, Tesis, Tesis, insomma, una cosa del genere. Non lo so, direi che è un 50-50 perché non so se lui lo conosce. Può darsi che lo conosca, quindi è probabile che conosca qualcuno, anzi, forse, no, oddio, molto probabile no. Oddio, però vi direi ancora probabile io, perché non lo so. È probabile, diciamo che è probabile, dai. Infatti non lo conosce. Che è uscito 94. Dice, no, purtroppo non conosco nessuno che sappia decifrare questo
Ovviamente lui si intende in questa città e nel villaggio di com'è che si chiama il villaggio di mi sfugge il nome ora, un secondo che tolgo Old School Essential che tanto per ora non ci serve. Il villaggio di mi confondo perché sto giocando ad altro anche. Come cavolo si chiama il villaggio di Mithral Keep? Beh, effettivamente non c'è una biblioteca, quindi probabilmente qua effettivamente a Mithral Keep non c'è. Quindi io chiedo di nuovo al master, quindi Serafina parla. E conoscete qualcuno, ma magari anche in un villaggio qua vicino, che ne capisce qualcosa di questo tipo di libri arcani? Io qua direi che forse è molto probabile che conosce qualcuno. Direi che è molto probabile perché comunque è un parroco, quindi ne avrà viste di cotte e di crude, cioè di tutta la gente ovviamente che è andata, che ha visitato, quindi qualcuno magari che gli ha detto che c'è questa persona, secondo me c'è. Quindi direi very likely, quindi molto probabile. Vediamo cosa ci dice e no, non conosce niente, quindi non c'è nessuno, cavolo. Dice no, purtroppo che mi venga in mente non conosco nessuno qua nei dintorni che possa effettivamente conoscere qualcosa su questo libro, su questo manoscritto. Bel casino. Bel casino perché non sappiamo cosa fare esattamente. Con Mithral Keep non c'è niente, vero? A parte il mercato, a parte il fabbro, c'è un mercato, c'è una chiesa, c'è un cimitero. Non è che buoni, fermi, che essendo che c'è un cimitero, mi è venuta in mente un'idea. Serafina dice, non è che questo Bernard Tesis era qualcuno che era un abitante del villaggio e che adesso è morto e magari la sua tomba si trova proprio in questo villaggio. Dunque, è probabile, è molto probabile secondo voi? Allora, è molto probabile, però non è anche vero perché, no, è probabile, non mi pare che dica che sia molto probabile, è probabile appunto perché, appunto, ma a quanto pare, niente, nemmeno questo ci dice, quindi vedi che il padre Owis ci pensa un attimo, ragiona, lì sta giusto 2 o 3 minuti, 1 minuto, 2 minuti a pensarci e poi dice, no ragazzi, mi dispiace, purtroppo non conosco, diciamo, questa persona appunto che è scritto nel libro. Non era un abitante qua del villaggio. E a questo punto Serafina parla e quindi chiede a padre Owis: è per caso prima che Elias cominciasse a comportarsi in modo strano, quindi parlo di prima del ritrovamento del libro. È mica arrivato qua al villaggio una persona, un individuo molto strano, molto particolare, forse anche addirittura sospettoso, che lei si ricordi, padre. E io qui direi un 50 e 50 perché non lo so, potrebbe essere come anche non potrebbe essere. E infatti non è. No, oh, ragazzi, non si trova niente. Non si trova assolutamente niente su questo cavolo di tizio. Anche lì vedi che padre Owis ci pensa e dice: no, che io ricordi, non è venuto nessuno di particolare. Semplicemente Elias è venuto. È tutto contento, tutto eccitato una volta da me, mi ha mostrato questo libro e basta, non mi ha detto nemmeno dove lo ha trovato.
Allora, noi siamo completamente ragazzi omicolo cieco. Siamo completamente omicolo cieco perché vedete cos'è che porta ad avere il fattore caos basso? Porta ad avere un no come risposta. Quindi è difficile anche riuscire. Allora, praticamente noi attualmente siamo ad omicolo cieco perché a quanto pare non c'è nessuno qua al villaggio, c'è stato o non abitava qua nessuno che aveva comunque il nome del tizio del libro o comunque che aveva qualcosa a che fare. Elias è scomparso senza lasciare, oddio, traccia, c'è il libro, però appunto il libro non dice nulla, porca miseria. Però abbiamo capito che il libro è la chiave, il libro è dal libro che noi bisogna studiare per riuscire a capirci qualcosa. E non c'è la biblioteca. Io chiedo a questo punto se c'è una biblioteca, un villaggio con la biblioteca qua vicino. Perché è vero che non conosciamo nessuno, perché noi abbiamo chiesto se conosce qualcuno che sa, capisce questo tipo di libri. Non abbiamo detto se c'è effettivamente una biblioteca in un villaggio vicino. Quindi direi chiede, quindi Serafina chiede nuovamente a padre August. E tuo padre c'è mica qua un villaggio nelle vicinanze, ovviamente, con una biblioteca per caso. E io direi che secondo me è molto probabile, perché adesso un villaggio nel giro di miglia e miglia che non c'ha una biblioteca mi sembra molto molto strano. Sicuramente c'è. E che sia comunque un piccolo negozio o qualcosa del genere, sicuramente c'è. Quindi direi che è molto probabile che ci sia. Sì, perché è venuto fuori 33, quindi anche se era probabile, era sì, era comunque un'affermativa. E il problema è che c'è un evento randomico. Quindi padre Owis dice. Sì, nel villaggio qua vicino c'è una, da quel che so io, una biblioteca, una piccola biblioteca, una piccola biblioteca magari che potrebbe magari fare a caso vostro, magari contiene delle informazioni su questo, sull'autore del libro, potete anche cominciare a cercare da quella biblioteca, perché no, è una buona idea secondo me. Il problema adesso è che c'è un evento randomico. Ed è uscito tutto doppio, tra l'altro, 55, beh, che non è che succede niente, ecco, con un doppio in un evento randomico, però era per dire qualcosa. Allora, finalmente, move towards a thread, cioè muoversi verso un obiettivo. Quindi, a maggior ragione, padre Ovis ci dice, sì, guardate, nel vicino villaggio, ora bisogna segnarlo da qualche parte. Vediamo intanto nella thread list. Quindi poi appunto metterò l'obiettivo. Però adesso mi serve il nome del villaggio. Secondo che sto facendo un'altra campagna di un altro gioco. Altrimenti mi vado a confondere. Allora, vediamo il generatore di nomi. Anzi, no, che cavolo dico di nomi? C'è il sandbox generator. Quindi, appunto, intanto vediamo che cos'è, se è un villaggio o una città. Quindi andiamo vediamo un po' dov'è il settlement, eccolo qua. Allora, vediamo se è un cos'è. Allora, volendo potete tirare un D3 per vedere se è un hamlet, un villaggio o una città. Quindi tiro un D3. Ok, è uscito uno. È un hamlet, quindi è
È veramente un piccolo piccolo borgo, ancora più piccolo addirittura dei villaggi. Ok, che si chiama, vediamo, un D30, e il D30 si tira con un D10 e un D6, dove con il 2 si ottiene, si aggiunge 10, si un D3, con 2 si aggiunge 10, con 3 si aggiunge 20. Ok, è uscito 2, quindi è un 17, e si tira sulla tabella. Dington, Dington, ma non c'è nessuna tabella che si chiama Dington qui. Ah, ok, è il nome di un qualcosa più Dington in fondo. Ad esempio, qua l'esempio è Julve Tington. Ok, il nome è una cosa del genere. Vediamo la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
tiriamo sulla tabella di nomi qua di Mythic, non lo so, magari viene fuori in mente qualcosa. Proviamo. Allora, 10 Badminton, no, Badminton è 21. Bisington con la E tipo api, Bisington, ok, quindi me lo segno un attimo qua, quindi Bisington, in questo modo qua è scritto, ed è un Hamlet, quindi è un Hamlet, ok. Quindi dice sì, nel piccolo borgo, perché Hamlet è tipo borgo, no? Una cosa molto più piccola, lo ripeto, di un villaggio che si chiama Biddington. Dovrebbe esserci una piccola biblioteca, un piccolo negozio di libri, un libraio comunque. È più simile a un libraio che a una biblioteca, appunto, visto che è molto molto piccolo, però potresti magari trovare informazioni su questo tizio. Ah, e c'è quanto dista da qui? Vediamo nelle nostre table fables se c'è la distanza da dire. Ma non credo, sapete, perché comunque qua c'è Wilderness and Travel 19. Vediamo un po'. No, qua ci sono gli incontri. Ah, diciamo che è vicino, facciamo di 3 giorni di cammino, ok? Ok, 2 giorni di cammino. Quindi diciamo che prendiamo adesso la nostra mappa. Tanto mettiamo via per il momento Mythic, perché tanto non ci serve. Prendiamo Sandbox Generator, andiamo a generare esattamente. Facciamo un po' di hex crawl, quindi finalmente cominciamo un po' a fare un po' di hex crawl. Allora, io direi che il villaggio di quello che diciamo noi si trova qua. Quindi qua noi si trova il villaggio di Mithral. Lo scrivo malissimo, però non importa. Quindi Mithral ed è un villaggio. Vediamo com'è il simbolo del villaggio di Sandbox Generator. Ah, vediamo. Ma sono due frecce che vanno in su, quindi tipo una cosa del genere. Vabbè, sarebbero un po' più grandi, però
È giusto per far capire. Quindi questo è Mithril Keep e si trova in una zona che è di tipo, vediamo un po', allora vediamo, tiriamo un D10, vediamo. Adesso andrò a generare insieme, generiamo insieme la mappa intorno a Mithril Keep. Tiriamo quindi un D10, vediamo che tipo di bioma c'è, abbiamo intorno a Mithril Keep. E abbiamo delle colline, quindi Mithril Keep è su una zona prettamente collinare, quindi mi vado qua a creare delle colline così. Ok, quindi Mithril Keep è in una zona prettamente collinare. Adesso per andare a generare tutti gli altri esagoni intorno, ragazzi, partendo da partendo quindi dall'alto, diciamo che partiamo da questo punto qui, dobbiamo tirare un altro di 10 e vediamo appunto che cosa otteniamo là come esagono. Allora, c'è delle grassland, quindi delle grassland, tipo è una tipo prateria dovrebbe essere. Quindi grassland facciamo così, quindi qua abbiamo delle grassland. Ok, poi adesso andiamo in senso orario, andando a generare questi esagoni intorno a quello principale. 5 è lo stesso esagono di cui, cioè lo stesso esagono di quello precedente, quindi c'è di nuovo delle grassland. Poi delle colline, quindi qua ci sono delle colline. Se riesco a mettere, guardate, questo qui almeno vedete anche bene o male dei lanci, almeno dei pseudo lanci di dado. 5 di nuovo delle grassland, perché da 1 a 5 nel prossimo esagono è qui, c'è lo stesso bioma di quello precedente, che è questo qua. Quindi altre colline, siamo una M più che altro, colline, beh, non sono prettamente collinare comunque questo Mithril Keep, comunque posso vedere che è prettamente collinare. Oh, e finalmente qua abbiamo delle montagne, ragazzi, quindi qua cominciano delle montagne. Quindi abbiamo grassland, quindi tipo prateria, poi tutta zona collinare, qua appunto abbiamo delle montagne. Abbiamo detto che è tipo a 2 giorni di viaggio, quindi secondo me non è in questa zona qui, ma è qua in modo esterno. Quindi adesso andiamo a generare in modo molto molto curioso, che tra l'altro è fatto veramente veramente male, perché non è così che doveva essere l'esagono, ragazzi. Ho sbagliato, vero? Ho sbagliato. Ho sbagliato perché dovevo andare a generare l'esagono in questo modo. Vabbè, allora ascoltate, faccio un attimo una cosa velocemente. Ricopio questa roba qua. È parte uguale, perché cambia, bene o male cambia poco. Cioè qua basta mettere. Perché questo? Perché io l'ho stampato in formato. Questo è il villaggio, eh? Formato A4. Quindi qua abbiamo detto che c'è. Bisogna traslare tutto, quindi qua abbiamo praterie, poi c'era tutte colline intorno, perché la mappa, ragazzi, è così, vedete, è in questo modo. Quindi poi ci sono tutte colline,
colline e infine qua in cima c'erano delle montagne. Ok, quindi abbiamo detto il 10 nel prossimo esagono, quindi adesso bisogna generare gli esagoni seguendo le regole di Sandbox Generator, ragazzi. Bisogna generare un esagono saltandone uno, cioè genereremo un esagono qua, uno qua, uno qua, uno qua, uno qua e così via, come prima cosa. Quindi andiamo con il prossimo, che è ovviamente sempre il solito 1, quindi l'esagono precedente. Ovviamente l'esagono precedente è quello centrale, quindi l'esagono precedente generando qua è questo. Quindi qua abbiamo delle grassland, ok? Grassland. Poi, ah, è fatto veramente male, ragazzi, sta mappa. Mi sto accorgendo ora perché non. No, oddio, aspetta un po'. No, è giusto, è giusto, è giusto. È solo che è un pochino più larga e mi confonde. Ora, questo si salta, si va qui. 1, quindi è di nuovo collina. Quindi qui ci sono delle colline, saltiamo, andiamo qua. 8, vediamo che cos'è. Hills, colline, quindi anche qua abbiamo di nuovo delle colline. Saltiamo qua. 4, e stesso esagono precedente, di nuovo colline, perché ovviamente è questo. Esagono precedente, di nuovo colline, salto qua, montagna. Ok. Adesso dobbiamo andare a generare quelli che sono in bianco, no? Quelli appunto che abbiamo lasciato in bianco. Quindi partiamo da questo. Cos'è? 9, 9 mi sa che è marsh, che dovrebbe essere tipo palude marsh. Marce tipo palude, io la palude me la genero in questo modo. Quindi qui c'è una palude. Poi qua collina, quindi dovrebbe essere questa. Ok, perché comunque l'esagono precedente è quello prima. Poi manca questo. 9 marsh di nuovo, quindi qui proprio ci sono delle paludi. Qua e 2, quindi un'altra collina. Qua 8, che dovrebbe essere hills. Colline, colline, quindi colline anche qua. E poi qua per terminare l'ultimo che è 10, addirittura montagne. Vedete però com'è che tramite questo sistema con il sandbox generator, come viene tutto quanto omogeneo, diciamo, la mappa, abbiamo Metal Keep che è sulle colline, circondato da colline, dove qua abbiamo due grassland, quindi davanti abbiamo praterie. Tutto quanto intorno abbiamo delle colline, tranne una zona qua e una zona qua che sono palude, e da questa parte c'è le montagne, molto molto interessante. Adesso io andrò a tirare 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Andrò a tirare un D12 per vedere appunto dov'è il villaggio. Ok, partendo da questo centro qua. Quindi vediamo 9, quindi è tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi il villaggio è qua. Quindi qua c'è l'Hamlet, che è una freccettina fatta in questo modo, che si chiama com'è che si chiama il villaggio?
non mi ricordo già più, si chiama Biddington, quindi B Biddington, ok, quindi ora devo andare praticamente di qua, ok, e niente, praticamente abbiamo 2 giorni di viaggio, quindi direi di metterci subito 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 in viaggio, tanto è inutile stare qua appunto a far cose. Volendo possiamo andare nel dettaglio, andare a generare tranquillamente. Anche vari settlement, fazioni, fazioni politiche, quindi appunto come politica, appunto come che si vanno a si va appunto ad andare a fare. Però addirittura c'è l'incontro per bioma, però mi interessano più le features a me. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo un po' com'è strutturato. Servirebbe un'altra mappa esagonale, però va bene, non è importante. Allora, adesso noi dobbiamo andare a vedere gli altri esagoni. Cosa abbiamo? Tirando un D6, molto semplicemente. Quindi andiamo proprio a creare, a generare mappe, diciamo, che cosa c'è intorno come features, quindi come caratteristiche del vario terreno. Allora, qua sappiamo che c'è il villaggio. Partiamo da qua e andiamo in senso orario. Allora, là c'è una layer, e i layer sono di solito delle tane per i mostri, quindi facciamo una cosa di questo tipo qua, che è tipo una cosa con delle corna. Quindi qua abbiamo un layer, una tana di un mostro, qualcosa di simile. Oddio, sapete cosa? No, no. Lo andiamo a vedere solo esplorando. Allora, adesso noi partiamo per il viaggio, perché tanto è inutile stare qua, è mattina presto, e ci incamminiamo verso qua. Allora, quindi partiamo. Ringraziamo ovviamente Padre Owis e ci incamminiamo verso, appunto, il prossimo, in questo caso, esagono. Allora, intanto vediamo un esempio, se c'è un incontro. Allora, non dice un evento randomico qua, però forse c'è nelle Table of Fables, c'è anche qualcosa perché che riguarda i nemici, gli incontri randomici, forse. Sì, NPCs and enemies, 30, pagina 39. Vediamo un po'. Beh, enemy encounter ce n'è veramente pochi. Ok, allora vediamo che cosa accade. Allora, noi adesso ci muoviamo esattamente da questo punto a questo punto qua, delle colline, ok? Delle colline, vediamo appunto, chiediamo al buon Mythic, al buon Master, e allora vediamo che caratteristiche c'è appunto. Anzi no, prima vediamo appunto se incontriamo qualcuno quando entriamo dentro. Anzi, fermi, c'è una strada che, quindi chiedo a Mythic, c'è una strada che collega, diciamo, questo villaggio a quest'altro? Molto probabilmente c'è, quindi con un molto probabile direi subito di andare, anzi no, fermi, una volta che lui ci ha detto il parroco, diciamo. No, no, continuiamo così, non voglio, no, no, sì, finiamo la scena appunto.
Quindi facciamo un po' di bookkeeping perché appunto dobbiamo fare bookkeeping. Quindi intanto mettiamo nelle liste che il nuovo obiettivo, quindi appunto è quello di raggiungere. Biddington, quindi è Biddington, character list, direi che lo lasciamo così perché non è nulla cambiato, però cambia il fattore caos. Il fattore caos purtroppo mi pare che aumenta di 1, vediamo un po'. No, diciamo che la maggior parte delle cose non era sotto il nostro controllo perché appunto abbiamo ottenuto tutte cose negative. E come lo pensavamo noi, quindi il fattore caos aumenta a 1, quindi da 3 va semplicemente a 4. Quindi terminata la scena, comincia la prossima scena con noi che ci prepariamo e partiamo per raggiungere appunto il villaggio di Biddington. Vediamo appunto se la scena ha qualcosa di strano. No, fortunatamente no, perché appunto è uscito 6. Quindi noi dicevo. Sì, ci si incammina verso qua. Allora, intanto vediamo se abbiamo degli incontri. Facciamo appunto degli incontri con bestie, diciamo, strane. Perché noi stiamo per entrare nelle colline. Vediamo. Quindi chiediamo al master. Incontriamo qualche nemico quando entriamo nel nuovo bioma, vediamo, direi che è un 50-50 perché ovviamente non lo sappiamo e vediamo se otteniamo un sì come risposta, vediamo. Oh, un 22. Allora, un 22 sarebbe tranquillamente un sì. Però, essendo che il buon sandbox generator c'ha un generatore casuale di nemici quando accade un random encounter, quindi un evento randomico. A parte non so nemmeno se nei random encounter ci sono nuovi nemici. Fatemi un attimo vedere perché sarebbe interessante tirarlo. Allora, fatemi vedere. Sì, ma intanto tiriamo il random event. Comunque troviamo un incontro. Tiriamo il random event. È uscito un 90. No, un 90 non scherzavo. Un 69. Che è un close thread. Close thread vuol dire chiudi un obiettivo. Però chiudi l'obiettivo vuol dire che raggiungiamo il nostro obiettivo. Sa che abbiamo trovato la zona dei lupi, forse. Molto probabile, sapete. Ah, aspettate. Vado a cercare qua nel regolamento close thread. Che cavolo vuol dire? Se vuol dire che abbiamo trovato l'obiettivo oppure no. Allora, close thread. Allora. Sì. Bisogna tirare sulla thread list per vedere quale obiettivo viene coinvolto. Dice, determinando come l'obiettivo è chiuso, richiederà dell'interpretazione, ma comunque l'evento deve essere risolto. Ok. Quindi sì. E oddio. Ragazzi. Close thread, quindi vuol dire che chiudiamo un obiettivo, completiamo l'obiettivo. Ci sono tre obiettivi. Quindi o troviamo Elias, quindi il corpo di Elias che comunque sia vivo o sia morto, o troviamo il nascondiglio dei lupi, oppure raggiungiamo direttamente Biddington. Quindi Biddington è molto più vicino di quel che sembrava. Tiriamo un D6 e vediamo appunto qual è l'evento, l'obiettivo coinvolto. Troviamo Elias. Allora, fermi, 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 perché qui, porca miseria, fermi.
Allora, io voglio ora determinare un secondo, ma per completezza, la feature, quindi la caratteristica di questo esagono qua, perché noi siamo qua, ragazzi. Quindi, tanto vediamo che cosa c'è lì. Tirando un sul next hexes, quindi tiriamo un D6. C'è un landmark. Un landmark è aspetta, c'è una bandierina sulla collinetta, quindi qua abbiamo un landmark. Quindi facciamo così. Un landmark è una caratteristica del terreno, ci sono diversi tipi di caratteristiche del terreno, ragazzi. Adesso appunto bisogna andare un attimo a vedere che tipo di terreno è, appunto. Sono emozionatissimo. Allora, intanto bisogna vedere che tipo di landmark di caratteristica è, cioè se è naturale, artificiale o magica. È naturale. Ok, quindi poi bisogna vedere appunto se ci sono mostri. E tirando un po' come accade, vedete, un po' come accade per la Fate Chart di Mythic, io andrò a tirare sulla landmark un dado percentuale, prima un D6, poi un D100, appunto per vedere se incontriamo, cioè se questo esagono, ci sono dei nemici, non ci sono dei nemici, ci sono mostri, c'è qualcosa di particolare. Quindi fermi, così almeno andiamo un po' a studiarci bene come incontriamo questo cavolo di Elias, per vedere se è vivo o se è morto. Allora, intanto vediamo che tipo di azzardo è. È di tipo, è vuoto, cioè è vuoto. Al 15% è vuoto, ok? O comunque non è occupato, quindi è molto molto basso, però potrebbe essere possibile. No, infatti è uscito 87. No, quindi vuol dire che è possibile trovare un tesoro, informazioni riguardo il mondo e degli abitanti. Caro Elias, porca miseria, come torna tutto quanto. Allora, vediamo però intanto che tipo di landmark di tipo natural è. Bisogna tirare un D6 e un D10. Il D6 per la tabella. Il D10 per vedere il tipo di caratteristica del terreno, ragazzi. Allora, tabella 1, quindi è una fauna ed è una. Allora, caro Mythic, abbiamo ottenuto come evento randomico, lo ripeto, evento randomico, che poteva anche tranquillamente non accadere, non succedere, che viene chiuso un obiettivo. Ovviamente il modo in cui viene chiuso l'obiettivo va interpretato, no? Quindi magari bisogna chiedere un po' alla Fate Chart, all'oracolo, bisogna un po' contestualizzarlo. Guarda caso è uscito fuori. È uscito fuori che viene chiuso l'obiettivo di trovare Elias. Quindi vuol dire che noi in questo punto troveremo Elias. Andando un po' a generare con il sandbox generator le caratteristiche dell'esagono, abbiamo scoperto che c'è un landmark, quindi c'è una caratteristica del terreno che è di tipo è una fauna. E guardate caso, è uscito fuori Predators Hunting Ground, cioè è un terreno di caccia di un predatore o di alcuni predatori. Guarda caso è dove abbiamo trovato Elias. Adesso, la domanda che mi sorge ovvia da chiedere al master è: Elias è stato ucciso dai. È morto? Ok? Perché se è morto, molto probabilmente è morto. Anzi, chiediamolo. Allora, è vivo in un terreno di predatori? Allora, a meno che Elias non è un bravo guerriero, un bravo combattente, questo io purtroppo non lo so.
Dubito che sia sopravvissuto a un attacco di predatori, che potrebbero essere molto probabilmente i lupi, i cari lupi che hanno attaccato sto cacchio di villaggio. Quindi io chiedo intanto intanto vediamo dov'è che lo troviamo. Vediamo se c'è una tabella che crea o genera un qualcosa. Non credo, però. Vediamo. Lezioni, no. Dungeon. Forest Descriptors. No, perché sono in collina, quindi non c'è. Facciamo direttamente la domanda a Mythic, perché sarebbe veramente un plot twist che manco io pensavo possibile. Io nella mia testa ho detto, sì, vabbè, prima di trovare Elias, campacavallo che l'erba cresce, chissà dove cavolo ci andiamo a impelagare nel bordello più totale, abbiamo trovato proprio accanto. Allora, quindi io chiedo al master, Elias è morto? Allora, allora, essendo nel terreno di caccia, secondo me è probabile che sia morto. Però anche no, non lo sappiamo. Perché che sappiamo noi, Elias è soltanto un povero sprovveduto. Magari potrebbe essere un guerriero che non ce l'hanno detto. Quindi io qui per sicurezza vado di 50 e 50. Vediamo. Quindi Elias, lo troviamo, troviamo il corpo. Quindi troviamo Elias morto. Ragazzi, è uscito 55. Che vuol dire 55? Vuol dire che non solo noi non lo troviamo morto, quindi lo troviamo vivo, ma c'è un altro evento randomico. C'è un altro evento randomico. Quindi noi lo troviamo vivo. Elias è vivo. Io credevo che era morto, ma anche se avessi tirato su che era probabile che era morto, ragazzi. Con il likely delle odds, delle probabilità, era un 50% di avere un sì come risposta. Io ho fatto 55, quindi comunque sarebbe stato no a prescindere. Quindi non solo è vivo. E ora qui sorgono 200 miliardi di domande. Porca miseria, vediamo qual è l'evento randomico, però che cavolo accade? 43? Cos'è? 43? Ecco. 43 NPC negative. Quindi vuol dire che capita qualcosa di brutto a un NPC. Quindi cosa dobbiamo fare? Come abbiamo visto prima, per la chiusura della minaccia, abbiamo tre tipi di PNG. Abbiamo Elias, il libro maledetto e Padre Opis. Tiriamo il D6 e vediamo a chi è che gli capita qualcosa di brutto. Cioè, guarda caso, Elias, sono tutto davanti. Cioè, io veraventeIo mi meraviglio alcune volte come. Allora, io questo, se fate caso, dov'è il regolamento di Oscuro? Allora, io sto facendo, no, questa campagna per il 50° anniversario di Dungeons and Dragons utilizzando il regolamento di Oscuro Essentials, okay? Che sarebbe un retroclone delle prime edizioni di Dungeons and Dragons, quindi gioco di ruolo completo e finito, ok? Tomo delle regole, guardate qua, no, appunto, è tutto quanto molto bello. Della portata in Italia, tradotto in italiano dalla Need Games, bellissima casa, veramente fantastica, veramente fa dei regolamenti e traduce veramente molto bene dei regolamenti spettacolari. Quindi io sto utilizzando, cioè non sto andando così a caso, io sto effettivamente utilizzando un regolamento. Finora io ho tirato delle cose casuali, ma guardate come tirando delle cose casuali e semplicemente interpretando nel contesto attuale il risultato, cosa cavolo sta avvenendo fuori. Io ora voglio sapere cosa cavolo è successo a Elias e quindi tirerò un action descriptor. Cosa devo tirare? Per forza devo tirare. Quindi tiriamo sulle due tabelle delle azioni e sulle due tabelle del descrittore, appunto. Perché NPC negative. Ah no, fermi. Era NPC negative, giusto era?
NPC, perché altrimenti ce n'è anche PC negative, quindi NPC negative, quindi vediamo cosa è successo al povero Elias. 28. Allora abbiamo defend e la seconda tabella è legal. Quindi si sta difendendo in modo legale, quindi leale, da che cosa? Che poi tranquillamente noi dice, abbiamo visto che c'è un terreno di caccia dei predatori, potrebbe tranquillamente non esserci nessun predatore qua nei dintorni. E il primo descrittore è strangly, che strangly vuol dire... Su internet un secondino, ragazzi. Ah, strangly, vediamo un po'. No, no, ho sbagliato. Strangly, dov'è strangly? Strangly vuol dire in modo strano, stranamente dry. Che se non sbaglio vuol dire tipo bagnato, no, asciugato. Asciutto, secco. Quindi lui si sta difendendo. Vedete, lui si sta difendendo in modo legale. Asciutto come descrittore numero 2. Estranamente. Quindi molto probabilmente. Allora. Sta asciugando vuol dire che allora o c'hai i vestiti bagnati perché appunto ha piovuto, però appunto no perché il sole è mezzo e mezzo, però potrebbe essere, oppure perché magari ha combattuto contro un animale. Io l'approccerei Elias. Approcciamo Elias, ragazzi. Quindi ci avviciniamo e c'è Serafina che dice Elias. Lui, e tra l'altro quindi questo obiettivo è trovare Elias di questo, è andato praticamente a farsi benedire perché l'abbiamo trovato. Ora, noi diciamo, anzi Serafina si avvicina, ci avviciniamo, lui ci nota e ci chiede giustamente chi siete voi? E Serafina parla. Quindi qua farei una bella prova di carisma perché ci sto provando a convincere. Comincia appunto. Sto dicendo tra l'altro la verità a Elias. Dice Elias, sì, sono io, chi siete voi? Chi lo vuole sapere? Dice tranquillo, non siamo ostili, non siamo nemmeno banditi. Io sono Serafina, lui è Vergil. Vergil ovviamente fa come azione. Ciao, saluta con la mano appunto, l'halfling. Detto, ci ha mandati il tuo, anzi, abbiamo scoperto, ci hanno mandato direttamente dal villaggio di Mithral Keep per cercarti. O per meglio dire, noi siamo dei viaggiatori che siamo capitati al villaggio di Mithral Keep e ci hanno detto appunto che c'erano dei lupi che stavano. Che stavano attaccando il villaggio. Sto andando altro perché sto anche pensando a cosa dire, essendo che tutto quello che dico quello lo prende come cosa, quindi devo anche stare attento appunto a cosa dico, esattamente come se avessi davanti un vero e proprio una persona che fa il master. E quindi ci siamo impegnati a ci siamo presi l'impegno di andare a trovare il nascondiglio di questi lupi. Chiedendo in giro di questi lupi, ci hanno detto che c'era qualcun altro che ha provato a cercare il nascondiglio, ma che non ha fatto ritorno. E guarda caso, eri tu. Era un certo Elias. Almeno tu. Era un certo Elias. Chiedendo in giro, ci hanno detto che non c'era, praticamente non c'eri.
è scomparso, non è più tornato. Magari anche sporco di sangue, non lo so, una cosa del genere, non lo so, ma comunque non credo di sangue. Comunque, e allora abbiamo chiesto alle guardie se avevano delle informazioni. E con il permesso del capitano delle guardie ci ha fatto entrare in casa tua perché ti davano per morto, cioè te non sei tornato, non avevi fatto ritorno, non avevi più detto nulla, ti hanno considerato come morto, non ti hanno più cercato per questo motivo. E diciamo curiosando in casa tua, peccato per cercare Vergi, quindi interrompe. Interrompe Serafina dicendo: cercavamo degli indizi su dove potevano essere i lupi. Pensavamo che te avevi magari un diario o una mappa dove dicevano appunto che era nascondiglio di lupi. E se lo trovavamo, saremmo venuti a cercarti e magari sarei vivo a trarti in salvo. Quindi Serafina continua. E quello che però abbiamo trovato è qualcosa che non ci aspettavamo. No, anzi, sì, perché l'ho detto, porca miseria. Tira fuori il libro. Ora, domanda di... Anzi, io volendo potrei fare una character move, general. Vediamo cos'è che fa il buon Elias. Tiro sulla tabella azioni del personaggio. Sta venendo un po' troppo lunga sta storia, però siamo in un momento molto importante. Cioè, cavolo, l'obiettivo principale, più o meno uno degli obiettivi principali. Ah, stavamo approcciando adesso. 44. Gentle. E 38. Fierce vuol dire con fierezza, no? Aspettate, fierce vuol dire feroce, violento. Quindi praticamente lui comincia ad agitarsi, a gridare. Dicevi voi, ma quello è il mio libro, chi vi ha permesso di prenderlo? E quindi io gli dico: calma Elias, calma, l'abbiamo preso perché era l'unico indizio che avevamo per sapere dove si è ricacciato, più che altro dove era la tana dei lupi. Così siamo andati da padre Howist che ci ha detto che è riscomparso dopo aver trovato questo libro. Comunque vedo che Elias comunque è diventato un po' più aggressivo, un po' più feroce, diciamo, nei nostri confronti, come se appunto la vista di quel libro gli scatenasse una strana ferocia, una strana rabbia, una cosa del genere. E quindi Serafina qui continua e appunto purtroppo padre Owis non c'ha non, conosce, diciamo, il libro, ci cioè ha detto appunto che gliel'hai mostrato, però non sa decifrarlo, non sa che cos'è. E quindi noi gli abbiamo chiesto se c'era nelle vicinanze qualcuno o una libreria, una biblioteca in un villaggio anche qua vicino. Ci ha detto che dovrebbe esserci un libraio comunque nel vicino villaggio di Biddington e stavamo proprio recandoci là per cercare di decifrare questo libro e sapere se eri vivo oppure no, e se eri vivo di salvarti e poi di uccidere i lupi. Potevo anche risparmiare tutta questa storia, però in un contesto dove appunto eravamo, dove c'era davvero un master, il master mi avrebbe fatto dire veramente qualcosa. Quindi appunto l'ho raccontato in questo modo. Speriamo che ci crede. Ti pareva che non ci credeva. Io quanto c'ha Serafina? 15 di carisma. Io cosa ho fatto col D20? 16. Porca miseria, ho fatto 16. Quindi ovviamente Elias dice:
Dice: no, non ti credo. Secondo me raccontate soltanto un mucchio di cazzate. E ho detto: dico, siete soltanto degli sporchi ladri che vi siete introdotti in casa mia a derubarmi. Avete trovato quel libro. Restituitemelo immediatamente. Lo dice comunque sempre con una certa ferocia, con una certa rabbia, appunto. Addosso, e a questo punto c'è Serafina e prova di nuovo a convincerlo di nuovo, però non lo sta convincendo, ragazzi. Non lo sta convincendo per nulla. Anzi, diciamo che lei prova nuovamente a convincerlo e appunto dico, detto, Elias, credimi, ci ha mandato padre Ovist per cercarti. Dico, sto dicendo una cosa totalmente diversa da prima, porca miseria. Dico, ci sta mandando comunque padre Ovist a... Intanto io ho... No, aspettate, fermi. Io sono superato, ragazzi, perché io ho più uno di carisma. Quindi da 16 andrei a 15. Boni, fermi, fermi, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Meno male che ho il più 1. Meno male che ho il più 1. Il carisma da 15 andrebbe a 16, quindi ce l'ho fatta, mi crede, meno male. Quindi scusate, l'ho interpretato male il risultato. Quindi torniamo un attimo indietro, quindi il tiro è riuscito, quindi Elias comincia a calmarsi. E in un qualche modo crede a quello che abbiamo detto. E dice: non avreste dovuto, non sareste mai dovuto venirmi a cercare, né tantomeno prendere quel libro. E io dico, appunto, Serafina dice: perché è un libro maledetto, chiediamo al master. Quindi il libro che abbiamo trovato noi è un libro maledetto? È probabile. Secondo me è probabile che è maledetto. Se non è molto probabile, addirittura. Beh, sì, è molto probabile comunque, visto che non è un libro normale. 47. E... Dice, esatto, un libro maledetto. Accidenti a me, quando l'ho trovato. E, però ho detto, Elias, ascolta, quindi dice Serafina, sì, e quindi qui provo a convincerlo io. Cioè, ascolta, Elias, ti abbiamo trovato, sei sano e salvo. Torna con noi al villaggio, poi al libro e alla tua storia e quello che sta succedendo ci penseremo dopo. Vieni, vieni con noi, andiamo un attimo a riposarci, così magari ci racconti meglio che cosa ti è successo in questi giorni, appunto, che sei mancato. E faccio 9, quindi riesco, diciamo, a convincerlo. Vedi che lui è un po' titubante, però dice: sì, va bene. Sì, sto bisogno di riposarmi un po'. Torniamo a casa. E quindi ci incamminiamo verso di nuovo appunto il villaggio di Mithraki e direi di chiudere qua, ragazzi, la storia. Porca miseria. Ok, fermi. Allora, perché veramente è successo un bordello. Allora, io questa è successa una cosa che io mai mi sarei immaginato una cosa del genere. Allora, intanto andiamo a cancellare. Dov'è la gomma? Dov'è la gomma? Dov'è la gomma? Dov'è la gomma? Eccola qua. Quindi intanto andiamo a cancellare l'obiettivo di trovare Elias, perché appunto l'abbiamo trovato. Meno male. Ce lo mettiamo come NPC. Allora, a parte c'è già come NPC. E siccome è uscito fuori, però diciamo che di fatto le cause avevamo tutto quanto sotto il controllo, perché comunque bene o male siamo riusciti a mantenere il controllo, lui non è sbloccato, quindi direi che avendo la maggior parte delle cose tutto quanto sotto controllo, il fattore causa scende a 1, quindi purtroppo ragazzi torna di nuovo a 3.
Oddio, è vero che però sono successe alcune cose randomiche, però siamo riusciti a gestirle, quindi direi che attualmente il fattore caos torna a 3 e direi di chiudere qua questo episodio. Scusate se è durato così tanto, non è la mia intenzione farlo durare così tanto, però cioè, è successa una cosa che io mai mai mi sarei immaginato, quindi pensate un po'. Io vi ringrazio se avete visto questo episodio. E ci vediamo a questo punto al prossimo episodio, sempre con l'avventura del 50° anniversario di Dungeons & Dragons. E chissà che cosa ci accadrà, chissà che cosa ci racconterà Elias della sua storia. Ciao!